Che giornata rilassante. Anche se adesso inizio ad avere un po' di fame. Avrei proprio voglia di un risotto al tartufo. Ma quel tartufo, ma come si troverà? Ma adesso sono curiosa, vado a vedere. Ma dai, ma pensa a te che fortuna. C'è un allevatore qua vicino che alleva cani che cercano tartufi. Ma perfetto per me. Quasi quasi prendo e vado. Ciao. Disturbo. Io sono Deborah. Dallo smartphone ho guardato che voi siete un allevamento, avete dei cani che cercano tartufo. Esatto. Perché esatto. Ero lì che mi rilassavo oggi e a un certo punto mi è venuta questa voglia di risotto al tartufo e ho detto provo a vedere se in questo allevamento vicino mi possono aiutare a cercarlo. Ma guarda, sono nel posto giusto? Il tartufo non te lo possiamo cucinare, ma sicuramente possiamo trovarti bene, i dai, cani giusti bene, per te. Ci penserò io a inventarmi una ricetta. Vieni, vieni, prego. Ciao, grazie, grazie mille, così finalmente mi tolgo questa voglia. Come certo. E i cani sono loro? I cani sono loro, ah, i cani sono loro. Vanno bene, bene. Assolutamente sì, sono loro. Ok. Vieni con me. Grazie. Quindi quanti ne avete di questi? Sono una ventina di cani, quindi tra adulti e cuccioloni, alcuni già avviati, quindi alcuni che sicuramente già cercano il tartufo e altri sono un po' a scuola, quindi nel senso è un percorso che viene fatto per arrivare in questa stagione ad avere il cane già addestrato e già avviato alla ricerca del tubero. Ok, quindi degli allievi ancora. Ci sono degli allievi, esatto. C'è una scolaresca impegnata. Cioè, questi sono tutti i tuoi cani adulti? Questi sono alcuni dei miei cani adulti, tra giovani e piccoli. Tra giovani e giovani, adulti, piccoli, sì sì, c'è un po' un bel mix. E tra questi ce n'è già di addestrati? Assolutamente, quindi due o tre adulti sono addestrati, poi c'è un giovane in avviamento per la ricerca, quindi appunto c'è il mio amico Giuseppe che mi aiuta nell'addestramento dei tartufi, un tartufo professionista, un tartufaio professionista, per cui in qualche maniera ci diamo da fare affinché questi scolaretti diventino in futuro delle star della ricerca. Bene, bene, quindi proprio delle vere e proprie star. E tu quindi esporti anche questi cani? Sì, 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 questo è un penso, io principalmente sono quindi allevatore, quindi uno dei miei obiettivi principali è mantenere la genetica forte, l'attitudine alla ricerca ben preponderante in questi cani. Quindi mi chiedono cani praticamente in tutto il mondo e il bello è che assieme ai miei cani va anche un pizzico di italianità e quindi di cultura enogastronomica italiana. Quindi è quello che mi riempie di orgoglio, perché non esporto soltanto i miei cani, ma anche un pizzico di italianità, un po' della nostra un po' patria, del nostro se ne va, esatto, se ne esatto, va. Esatto, esatto. Cucciolotto qui è uno dei tanti che hai? Lui non è uno dei tanti, lui è il cucciolotto per eccellenza. Ah, il signor cucciolotto. Lui si chiama Lapo Ilkan, un nome importante. Ah, anche il nome è importante, ciao amore.
signore. E com'è? Raccontami un po' la sua storia, che sono curiosa. Ma l'Apo ha una storia molto particolare. Ora lo vedi, è veramente molto carino, sta crescendo, ma lui è nato come il più piccolo della sua cucciolata. E anche il suo proprietario è una persona veramente squisita. Da quando ha scelto 2 mesi fa, viene ogni settimana da Mantova a trovare il suo Apo. Cioè, quindi lui ha un proprietario piccolo così, ha già un proprietario. Ha un proprietario che è innamorato di lui e che già freme affinché lui possa unirsi alla sua famiglia. Come funziona l'addestramento? Cioè, come fai a creare, diciamo, una razza che sia addestrata nel modo più corretto? Cioè... Allora, diciamo, il merito non è mio, o meglio, io sono appunto la punta dell'iceberg. In buona sostanza, la Gotte è una razza antichissima, di recente riconoscimento, quindi riconosciuta ufficialmente nel 95, ma in realtà è una razza che, se andiamo a vedere appunto negli annali, è presente in tantissimi tratti del Medioevo e del Rinascimento, esattamente come nella morfologia che presenta oggi. Quindi una razza molto antica che era utilizzata un tempo nelle valli come cane d'acqua e da riporto, tramutata poi in cane da cerca. Il bello appunto è che questa sua attitudine viene tramandata in generazione in generazione, viene affinata da noi allevatori grazie anche all'aiuto del club di razza, che ha dato delle indicazioni eccezionali per questo. Quindi da cane da riporto, quindi anche un po' da caccia, che sapeva che lui, immagino, nuotare, insomma, sa assolutamente riportare, ecco, esatto, sa assolutamente nuotare, un gran nuotatore. A cane da ricerca, quindi c'è stato un po' uno switch con cambiamento. Bene, bene, ma a questo punto a me piacerebbe vederli in azione questi cani. È possibile andare a fare una ricerca così sul vivo, vedere se troviamo qualcosa? Ma io direi di sì, che da portarmi via. Io direi che possiamo assolutamente provare. E allora a questo punto andiamo, che dici, Dario? Andiamo, dai. Praticamente adesso lui dovrebbe, se ci dovesse essere qualcosa, dovrebbe essere capace di sentire. Ma sì, allora qua intorno ci sono il terreno, sicuramente il terroir dei colli tortonesi è evocato dalla ricerca del tartufo. Ci sono alcune piante che danno il tartufo, nel senso creano questa simbiosi col tuber. Okay. Una di queste piante è un pioppo. Questa è una pianta che a volte le dà, se siamo fortunati, lui sicuramente, se il tartufo è maturo, lui sicuramente lo troverà. Ok, quindi ma pioppi particolari o... No, il pioppo bianco, il pioppo, il rovere, sono tutte piante che creano una simbiosi col tuber, quindi si sviluppa questo fungo ipogeo. Quindi se lui appunto dovesse sentire qua, deve essere maturo il tuber. Deve essere assolutamente maturo, deve essere assolutamente... Ah, perché lui possa sentirne... L'emanazione della fragranza, sì. Invece durante la ricerca, no? Che tipo di rapporto si instaura? Cioè, tra te e il cane, c'è un tipo di rapporto particolare? Assolutamente in collaborazione, il cane lo fa inizialmente per gioco, vedi, ora lo sta cercando. Andiamo a vedere se è riuscito a trovare qualcosa. E mi sa che l'ha trovato, Qualcosa c'è? Qualcosa c'è. Andiamo a vedere se veramente... Qualcosa c'è, vedi, sta raspando. Ok. Concentrato, quindi ha individuato. Quindi ora il conduttore controlla. Ok. Bravo. Non è detto, però... Però noi proviamo a... Non è detto, però sembra abbastanza... Proviamo a guardare. Bravo. Perché questo periodo, c'è è la fine dello scorsone estivo e l'inizio della stagione del magnato un pico. Tartufo bianco pregiato d'alba. Ah, ok, quindi questa è la stagione un po' del tartufo bianco. Siamo in una stagione in pratica di interlocutore, in cui appunto finisce la stagionalità del tartufo nero, lo scorsone estivo, e inizia quello del tartufo bianco, quindi questi sono i primi frutti. Va avanti? Fino a gennaio. Fino a gennaio, quindi ancora... Quindi la maturazione piena non è ora. Siamo all'inizio, quindi non abbiamo ancora i frutti migliori, ma insomma... C'è? No, qualcosa... Questa è una gran cosa, perché l'hai detto, di fare ovviamente con molta attenzione, perché è un frutto pregiato, senti la terra probabilmente. Quindi bisogna anche fare un po' attenzione, diciamo, a non rovinarlo. A non rovinarlo, se c'è. Quindi ovviamente si sente l'odore nella terra, nel terreno, probabilmente Giuseppe sta cercando. Sì, quindi... C'è?
si sente proprio. Non è detto, non è detto però. Dalla terra. Con lo zappetto. Quindi niente, voi quindi scavate, finché. Cioè? Per provare a vedere se. Guarda, l'ha rotto. Eccolo, l'ha rotto. Beh, però già che è riuscito a trovarlo, cacao, è stato bravissimo. Bravo! Bravo, cacao! Bravo! È piccolino! Bravo. Ah, sì, l'hai trovato tu! Wow! Profumatissimo! Questo? Piccolo, ma vengono da tutto il mondo, è un prodotto appunto dei colli ortonesi e ci è invidiato un po' in tutto il mondo, quindi Sarezzano sicuramente questo, poi siamo proprio nel territorio giusto. Questo è il territorio giusto, assolutamente. Sono tra i tartufi comunque sia. Sì, tra i più pregiati. Tra i più prelibati della zona. Il profumo effettivamente. E quindi come vedi i ragotti sono cani perfetti, cani della famiglia, ma ovviamente ottimi lavoratori, lui è il nostro cane. Quindi non è un cane particolarmente, non è un cane relegato in un canile, ma è semplicemente il nostro cane contento di aiutarci. Cioè, esatto, un cane come potrebbe essere il cane di qualsiasi altra persona che lo tiene in però famiglia, ma in romagnolo. Più è un ragotto romagnolo e quindi anche in grado di trovare queste prelibatezze. Cioè, nel senso, avremmo potuto tranquillamente non trovarlo, cioè nel senso siamo stati veramente fortunati. Meno male, sono venuta apposta. Sono stata veramente fortunata oggi. È la mia giornata giusta. E quindi a questo punto, guarda Dario, io davvero ti ringrazio per la bella giornata che mi hai fatto passare, per le tante cose che mi hai insegnato che non sapevo e che ho scoperto oggi. Davvero torno a casa più ricca di prima, guarda. Ma devo essere io a ringraziare te, sono veramente onorato che tu sia passata di qui. È una sorpresa, assolutamente una sorpresa, ma veramente sono veramente molto contento di averti fatto conoscere un po' la mia realtà, la realtà del mondo dei ragotti, del ragotto romagnolo e del cane italiano d'Artone. Una realtà bellissima, infatti sono davvero stati cani adorabili, mi hanno subito accolto, quasi come se mi conoscessero da una vita. L'agotto power. Però è doveroso che io debba omaggiarti di quello che alla fine assieme a cacao hai trovato anche tu. No, quindi è un pezzo. Ma davvero? Assolutamente. È sei venuta a cercare il risotto. Grazie. Questo è un pezzo di Sarezzano dei colli tortonesi che tu porterai nel cuore, un po' nello stomaco. Ma certo, sempre nel cuore, per sempre con me, anche se non so quanto durerà il tempo di arrivare a casa. Spero poco. Grazie, davvero mi hai reso felice. Cioè, grazie davvero, a te. Dario, grazie di tutto. Ti saluto. Soprattutto per i tuoi cagnolini che sono davvero adorabili, la gotta romagnolo. A presto, ciao. Ciao Deborah, ciao. Alla fine ero venuta qui apposta per questo bel tartufo e me ne torno a casa. Che bel risotto che mi aspetta. Ciao.